Dopo aver parlato di microfoni, parliamo di webcam, quali consiglio e quali soluzioni mi sento di dare a voi, streamer, giocatori, eccetera, eccetera, qui su Wikiroll. Saluti e frecce, bentornati qui su Wikiroll. Ragazzi, oggi vi parlo come strumentazione per giocare online, creare contenuti, fare video, eccetera, eccetera, di webcam e non solo. Ma partiamo col dire una solita cosa che dico in questa serie, Wikitools. Tanto per cominciare, non è necessario spendere chissà che cosa per creare contenuti di qualità. Quello che voi vedete adesso essere ripreso, io l'ho fatto con una Sony A6000 usata, pagata ai tempi mi pare 250 euro. Non fa nemmeno le foto, collegate direttamente al computer, eccetera, eccetera, con una scheda di acquisizione. Questa è una qualità sicuramente straottima che ho voluto fare come investimento nel tempo. Ma, ad esempio, i membri del mio team, che non utilizzano mirrorless quasi nessuno, a loro ho trovato, studiando tutte le soluzioni ottimali, e se vedete le nostre campagne online, vedrete la loro qualità video e audio, per l'appunto, come è stata settata con un minimo di spesa. Ed è per questo che voglio mostrarvi tutte le soluzioni, adesso che c'è il Black Friday, ma non solo. Queste cose poi varranno nel tempo. Stessi prodotti che vi consiglio, poi potete trovarli anche a prezzi simili nei vari store, oltre che su Amazon, eccetera, eccetera. Quindi prendete quello che vi sto dicendo come consiglio, non per forza a quel prezzo preciso da Black Friday. Detto questo, ragazzi, vorrei partire dicendo una singola cosa. Comprare una bellissima webcam senza luci, quindi senza una luce esterna, significherebbe rovinare completamente la spesa. Molto meglio una webcam scarsa, con delle ottime condizioni di luce, piuttosto che la migliore webcam del mondo senza condizioni di luce. Ma vi darò soluzioni per delle luci senza che paghiate un occhio, anzi, pagando davvero pochissimo. Secondo me con un'ottantina di euro vi siete portati a casa tutto quanto. Però vi faccio vedere situazioni ottimali e poi potete gestire voi in funzione delle vostre esigenze e possibilità. E cominciamo subito allora andando sulla nostra pagina di Amazon. Ora, ragazzi, questo è il primo articolo che mi sento di consigliare tra le varie webcam, ok? Vi dico subito una cosa. Ma io l'ho pagata 20 euro, dicono che 4K, 1080. Fidatevi, ragazzi, no, perché non dipende soltanto da quello, dipende soprattutto da una cosa: il software di gestione, soprattutto se siete online, soprattutto se volete fare determinate cose. Come rispondono alla luce, non solo cosa c'è scritto nelle informazioni. Quindi mi sento di dire: queste sono le cose che consiglio io. Magari consigliatemi voi stessi nei commenti, eccetera, eccetera, se avete trovato soluzioni non solo ottimali, ma anche versatili. Cominciamo da questa. È una webcam che ho scoperto, io ce l'ho lì, di fronte a me, in uno scaffale, ancora imballata. L'ho comprata come emergenza, nel momento in cui mi successe qualcosa o qualcuno del mio team potesse averne bisogno, o per delle registrazioni fuori casa, e me lo sono presa. Comunque sia, questo è un acquisto che ho fatto. La prima webcam, 50 euro, e si aggira attorno a quella soglia. Infatti qua costa 60 euro, l'ho trovata a 50 euro tempo fa. Questa è una davvero carina webcam. Infatti non solo è una webcam che funziona, 2K, eccetera, eccetera, ma ha un'ottima situazione sia per la privacy, che lo puoi chiudere, l'angolo di ripresa, che sicuramente molto ampio, si può anche settare, un'ottima gestione dell'illuminazione. Poi l'audio, nessuno usa l'audio delle webcam, non lo fate, ma soprattutto, ecco una cosa, ha un suo software integrato che ti permette la gestione, quindi lo zoom digitale, tutte queste cose qua. Questo è un consiglio starter che mi sento di dare. Perché io non lo vorrei utilizzare questo? Perché questo collo qui mi ci fa giocare poco, soprattutto se volessi registrare in formato shorts, quindi in verticale. Io ho trovato soluzioni, con questo è un po' più difficile farlo. Usatelo soltanto e comprate questa cosa soltanto se non volete mai registrare in verticale. In quel caso non c'è bisogno di acquistarla. Poi ovviamente vi do un sistema migliore usando il telefono, ma alla fine del video. Quindi questa è la prima cosa che mi sento di consigliare. USB 2K si collega e via. E poi alla fine vi farò un discorso su 4K, 2K, 60 fps, eccetera, eccetera. Andiamo a quella che secondo me è la scelta più ottimale, ragazzi, in assoluto. Io questa l'ho acquistata per il mio team. Non solo questa, ma quella non S, cioè che non c'ha sto coperchietto, ma è la stessa cosa. Se prendete la C920 e prendete la C920S, non cambia praticamente niente, se non questo coperchietto.
Questo è il mio standard minimo per giocare, ad esempio, su Wikiroll con me. Devi avere almeno una C920 in su, perché a me serve una qualità video ottimale. E questo mi consente, non solo un'ottima qualità video, mi dai 180p per 30 fps, non mi servono i 60, vi dico la verità, perché poi streamando, usando software, utilizzando cose online, non mi servono i 60 fps. Ma già 1080 per 30 fps non solo va bene, va benissimo, ma non solo, questa webcam risponde alle luci in una maniera incredibile. Ha il suo software di gestione, che ne ha diverse, c'è Logicapture, c'è G-Hub, che ti consentono di poter tirar fuori dei contenuti incredibili, cioè una qualità video incredibile, col giusto settaggio di luci, eccetera, eccetera. Quindi questa è la mia scelta definitiva per chiunque voglia streamare, registrare o comunque prendere una webcam ottimale. Il prezzo è $54,99 in offerta. Di solito si trova, appunto, va spesso in offerta, ragazzi, faccio vedere qua Kipa. Di solito giriamo intorno ai €60, a volte si scende, a volte si arriva ai 58, adesso il Black Friday è 54. Prendetela anche usata, perché no, ragazzi, è comunque un ottimo acquisto di cui non vi pentirete mai. Il rapporto qualità-prezzo ottimo. Ora, questo ci consente anche, dato come si può chiudere, dato come si può appendere, eccetera, eccetera, c'è anche un buchino sotto se volete metterci un'asta. Quando i miei vogliono registrare uno shorts, loro la girano di 90 gradi ed ecco che hanno registrato gli shorts. E con questo è molto più facile. Quindi vi straconsiglio questa webcam. Non si spende tanto e soprattutto avrete un risultato ottimale. Oppure c'è la Logitech Streamcam. Questa, c'è chi l'ama, c'è chi la odia. È come se fosse la C920, soltanto che ti dà anche i 60 fps. A chi servono? A me non servono. Io ho questa webcam, ad esempio, e la uso normalmente per stare su Discord o in determinate chiamate. Se no, io uso sempre la mia mirrorless per cose live. Ma di base questa è un'ottima, webcam, €80. Si trova di solito a 100, però ogni tanto va in offerta, per l'appunto. Questa cosa ha di bello, che vedete questo cosino qua, si può staccare e mettere in verticale. Quindi, perché è orizzontale, si stacca, si rimette ed ecco che avete la ripresa verticale. E così avete risolto anche la questione di girarla se volete fare shorts, eccetera, eccetera. È davvero un'ottima cosa. E ovviamente anche il software G-Hub compatibile con come la C920. Stesso software, ottime capacità di gestione. C'è la versione nera, c'è la versione bianca, andate un po' a gusto, andate a preferenza. Poi dipende quali ci stanno in offerta e quali no. Io l'ho presa bianca ai tempi, era in offerta, però la preferita è nera, va bene. E andiamo adesso a salire un po' di livello e prendiamo questa, che è una delle webcam più famose. Questa è l'Elgato Facecam. Questo l'ho comprata ai tempi per un regalo, l'ho comprata usata addirittura, che è comunque ottima webcam. A parte 1080x60fps, questa ha un sistema di gestione e di controllo che è incredibile. Con le luci giuste, un occhio ai dettagli, si può tirar fuori una qualità che è davvero incredibile con questa. E infatti il prezzo si aggira intorno ai €140, 130 adesso che è in offerta. Questa è una webcam tra virgolette definitiva, una cosa che io vi straconsiglio se volete dire: mi piglio sta webcam e ciao, ho finito per un bel po'. Considerando però il fatto che la mirrorless con la scheda acquisizione non la batte nessuno al momento, però lì si parla di spese maggiori, si parla, anche se tu la comprassi usata, anche a trovare un Alpha 5100 con una scheda di acquisizione, te ne vai comunque attorno ai 350, 400, €450, €500 addirittura, perché scheda di acquisizione, la dummy battery, il cavetto, insomma, è un po' più costosa come cosa. Diciamo che per giocare, streamare o creare contenuti, con queste soluzioni comunque, con i giusti settaggi, siete a posto. Ma se parliamo di luci, ed ecco ragazzi che qui si entra nel discorso. Tutte queste webcam senza luci non servono a niente. Non servono a niente, fidatevi. E vi mostro una soluzione ipereconomica. Allora, il nome, ragazzi, il nome ci fotto. Vabbè, io non dico niente, lascio poi i commenti, però con 27 euro vi portate a casa delle luci che si alimentano, e ce l'ho, non so quanti pacchi di ste luci, lo sto usando lì, c'è un'altra qua, ce n'ho due di là, c'è un paio a Messina, altri, poi un tizio me l'hanno anche regalate simili, versioni simili. Queste si alimentano tramite USB, sono due luci, quindi ne potete mettere ad esempio una frontale e una laterale per creare comunque giochi di luci davvero interessanti, e con questi voi andate molto bene. Perché 5600K, quindi abbiamo
la luce bianca giusta, non ci sono gli effetti strani, abbiamo una bellissima luce ottima, anche il livello di intensità è davvero ottimo. Con questo, ragazzi, andate a risparmio, ma voi prendete la vostra C920 ad esempio e la rivoltate creando finalmente un qualcosa di stra ottimo, ve ne danno due, l'attaccate preso USB e avete chiuso assolutamente. Questo è il minimo che vi straconsiglio. Di queste ci stanno tante versioni. Che ha di fregatura questa? Che non sono molto alte, quindi dovete metterle, ad esempio scrivania arriva in altezza più o meno qua, di solito è bene che una sia un po' più alta, una un po' più bassa, vedete un po' voi. Queste qua comunque hanno un treppiedi non molto alto, ma giù, se andate qua, ci stanno a soluzioni simili anche con aste un po' più alte, quindi cercate un pochettino queste soluzioni qui, ok? Infine abbiamo queste qua, ad esempio queste le ho trovate adesso che sono in offerta, sono luci molto più professionali, infatti abbiamo due luci a 120 euro, ma qui abbiamo la possibilità di cambiare l'intensità, il tipo di colore, abbiamo le aste, hanno un diaframma un po' più largo, si collegano con la spina, puoi metterla da tre piedi oppure sul tavolo oppure alta per metterla, insomma queste qua sono molto più fighe. Esistono anche un miliardo di luci, andate tranquillamente a cercare quelle che più fanno per voi, quelle che più piacciono, quelle che hanno una gestione diversa, c'è il gatto key light, ci sono quelle invece particolari, fate quello che volete, l'importante è che ci sia una luce, almeno una. Io ne uso 4, una, due e due di lato. Un giorno farò proprio un video apposta per spiegare il mio setting, però comunque questo è il minimo, quindi abbiamo detto queste lucette qua con aste ad altezza che servono a voi, queste qua sono quelle fighissime. Ma se io non volessi comprarmi una webcam, se io volessi solo registrare contenuti, si può fare spendendo niente utilizzando la migliore webcam che abbiamo a disposizione? Certo, e abbiamo il nostro telefono. Il vostro telefono, ragazzi, è la migliore webcam che avete a disposizione. Considerate che anche la facecam dell'Elgato niente può competere, cioè non può proprio competere con la webcam del vostro telefono. Ok, sì, c'ho anche il brandizzato Wikiroll, però io questo qua mi hanno regalato questo iPhone 12 Pro Max, fa dei video incredibili, ma anche se aveste l'iPhone X9 o cose eccetera eccetera, fidatevi che la webcam del telefono è incredibile, questa dietro, non quella dei selfie, ok? Questa. Attaccato a un tripode, un reggitelefono eccetera eccetera, voi avete la migliore webcam possibile, collegata magari tramite USB, o collegate tramite wifi utilizzando questo software della Elgato, cioè la fa apposta che io ho. Esistono due versioni di questo software, quella gratis che vi dà un limite di streaming tipo nella qualità o negli fps, e poi la versione a pagamento che ai tempi io la pagai 8 euro. Con 8 euro ho comprato una Tantum, il software pro, per poterlo, che non c'è il watermark, lo puoi collegare lì, insomma con un reggitelefono, con un cavo USB, quello in dotazione per collegarlo al computer o collegato nella stessa rete wifi, sempre meglio il cavo, e 8 euro voi avete la massima qualità possibile, quasi simile a una mirrorless, ragazzi. Ovviamente dovete prendere il telefono e tenerlo collegato, ma se dovete solo registrare o fare delle dirette particolari, se usate il telefono avete chiuso, avete fatto davvero l'affare della vita, ragazzi. Quindi esistono software come questo che io straconsiglio perché ce l'ho anch'io, questo è per Apple, ma esistono anche altri, si può usare Video Ninja per prendere anche il proprio telefono, ragazzi. Quindi riuscire a collegare con i vari software il proprio telefono, utilizzarlo come webcam o come fonte di registrazione, allora con questo voi con 8 euro avete risolto tutto per sempre, e ovviamente con le luci giuste, con le luci giuste, le luci sono quella cosa imprescindibile. Adesso vi do qualche tips, qualche cosa nelle mie tips ora. Ragazzi, partendo dal presupposto che non è necessario comprare la mirrorless con i 4K 60fps eccetera eccetera, anche perché chi gioca su Discord c'è il limite dello streaming, cioè tu più di una certa qualità non ci puoi andare. Se poi parliamo di streaming, a quanto vuoi poter streamare? Sempre comunque massimo 60fps, ma massimo. Poi non è detto che tu il tuo software VTT lo stia streamando a 60fps, né se è davvero necessario farlo. Considerate che noi abbiamo un'ottima qualità video e audio streamando a 1920x1080 per 30fps. Comunque andiamo di lusso, ragazzi. E le sorgenti video dei miei giocatori sono straottime, perché settate con le luci, con i fondali, con cose varie, bla bla bla. Cosa voglio dire? Che non è necessario per cominciare andare a comprarsi la mirrorless con scheda di acquisizione 4K
con tutte queste cose qua. Quella è una cosa che si fa andando avanti se volete puntare su un tipo di qualità professionale fighissima, eccetera eccetera, ma non è necessario, sicuramente non per cominciare, ragazzi, ok? Quindi se volete giocare semplicemente su Discord, andate a prendere una semplicissima webcam, vi prendete le due luci e via. Se non volete comprare le luci, volete semplicemente quella webcam, va benissimo, magari giocate solo su Discord, ma già ve lo sto dicendo, non avrete quella qualità ottimale. State prendendo una macchina, una Ferrari, la state facendo camminare soltanto in prima e seconda, ve lo sto dicendo, con le luci giuste esplode, in senso buono ovviamente. Se create contenuti, ragazzi, oggi è inutile dire quanto la qualità video sia importante, sicuramente poco meno importante della qualità audio, ma la qualità video è importantissima, ragazzi. Se si vede sgranato, se tizio si vede poco illuminato, quello sovraesposto, quello bruciato, quello così, è un po' brutto. Uniformare invece, poi fare un discorso sulle proporzioni di registrazione, fare un episodio apposta, però dall'idea di poco professionale, di poca cosa, che vedi quello con una webcam in una maniera, quello che si vede in un'altra, quello che si vede in un'altra ancora, poi se ci vai a zoomare si vede male. Se volete fare un prodotto di qualità, spendete questi pochi soldi, ragazzi, perché fra 50 euro di una webcam, come vi ho mostrato, e 30 euro di luci con 80 euro, avete fatto, cioè avete una qualità davvero ottima. Poi parleremo di fondali per situazioni particolari. Ora, come detto, se state puntando un gioco su Discord, andate tranquilli, prendetevi una webcam, la prima cosa che avete, ci siamo. State cercando di fare uno streaming su Twitch, allora investite nella webcam, non necessariamente, come detto, la facecam, partite da C920 o streamcam, quella che preferite. Se invece volete far creare video, farli bene e competere appunto nel mercato dei content creator, cercando di fare un qualcosa di qualità che possa esaltare il contenuto, quindi non sostitutivo, ma appunto come esaltato, è come il sale sulla bistecca. La bistecca deve essere buona, ma se ci metti un pizzico di sale, quella esalta, sono esaltatori, ok? Questi sono il sale, perché il contenuto di per sé può essere stra ottimo, ma senza quel pizzico di sale magari la gente dice sì, però è insipida, capite? Quindi per questo servono queste cose. È un investimento che io straconsiglio di fare tutta la vita, per tutti: audio, video, luci. Finisco dicendo questa cosa: se potete utilizzare il vostro telefono, la qualità sarà estremamente migliore, ma sappiate che serve un telefono che va sempre collegato lì, che non potete utilizzare. Quindi ha senso se avete un secondo telefono, se no dovete sacrificare il telefono, metterlo magari in modalità aereo per poi collegarlo con il cavetto, però in quella maniera succede che non lo potete utilizzare, può diventare fastidioso, ok? Per questo vi dico, valutate, avete un altro telefono che potete utilizzare? Va benissimo, allora fatto. State pensando di comprare il nuovo telefono e questo vecchio? Vabbè, questo vecchio me lo tengo per queste cose qua. Potrebbe riscaldare un po', ma non poi più di tanto, dipende quanto lo usate. È una cosa che vi dico, usatela per le situazioni importanti, come per la mirrorless mia. Io la uso soltanto se sto registrando video o se sono in diretta, se no io uso sempre la mia streamcam, appunto perché non voglio abusare di questa cosa. In definitiva, puntare sulla qualità è un qualcosa che premia nel lungo termine e non è necessario, come negli altri casi, spendere chissà quanto. Detto questo, io vi ringrazio, ragazzi, come al solito. Iscrivetevi al canale se vi è stato utile questo video. Io vi invito a seguirci in questa serie che spero vi piaccia. Saluti e frecce, ci vedremo un prossimo video qui su Wikiroll.